accettato il nostro invito. Grazie veramente di cuore e grazie in particolare agli ospiti, relatori, che hanno consentito con la loro presenza di poter realizzare questo momento di confronto e di riflessione con voi. L'avvocato Barletta avrà da parte sua l'arduo compito di esaminare le criticità degli aspetti tecnico-giuridici e avanzerà delle proposte che guardano al futuro. Allora, questa lettera invece è stato invece molto indicativo, perché fa capire che il modello di integrazione italiano è un modello completamente avulso da tutte le realtà che ci stanno in Europa, dal modello per assimilazione francese a quello multiculturalismo inglese, che peraltro lo stesso primo ministro Cameron ha un po', diciamo così, ha un po' rimangiato. Perché? Perché il nostro modello di integrazione è un modello di integrazione di tipo subalterno, cioè noi accettiamo solo le persone che vengono qui per fare i lavori che a noi sono graditi. Questo è la realtà. Questa realtà ha fatto sì che la normativa attuale sia una normativa molto carente. Noi tutti i toni trionfalistici che abbiamo avuto dal punto di vista dell'integrazione, cioè dal cammino che stiamo facendo per l'integrazione, non lo possiamo dire dal punto di vista normativo. La normativa italiana è una normativa che ha una miriade di vacanzio, cioè una miriade di vuoti. E purtroppo l'intento di questa normativa, che è un intento espulsivo, cioè si è creata una legge per mandare via le persone, non per accoglierle, purtroppo, anzi per fortuna, ha subito una serie molteplice di interventi giurisprudenziali, cioè la giurisprudenza è intervenuta per dare dei correttivi a una normativa che chiaramente è debole. Io vi devo leggere un po' di sentenze, quindi preparatevi, perché però non vi annoierò giù. Allora. Mi deciderà. Cominciamo. Queste sono le sentenze che hanno cominciato a ridimensionare, hanno cominciato a ridimensionare la legge. Iniziamo da quella della Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale del 2004-122, per il quale il giudizio di convalida deve svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla famiglia con la garanzia della difesa. Prima li prendiamo e li mandiamo via. Poi siamo intervenuti nelle aule del tribunale, dove no, questi devono prima fare un giudizio, quantomeno. Seconda sentenza, sempre del 2004-223, famosissima, ha eliminato l'obbligatorietà dell'arresto per chi si è trattenuto illegalmente nel territorio nazionale. Prima ovviamente sapevate che era obbligatorio. La Corte Costituzionale 2011 ha previsto una previsione introdotta dal decreto di sicurezza che fermava il divieto di nozze per lo straniero privo del titolo di soggiorno, e quindi ha abrogato questa norma del decreto sicurezza, cioè chi non aveva permesso di soggiorno non poteva sposarsi qua in Italia. Corte Costituzionale, sentenza 2010, non vi è illecito penale rispetto al mancato allontanamento entro 5 giorni qualora vi sia un giustificato motivo posto alla base di inadempienza. Prima li prendiamo e li mandiamo via. Faccio delle chiose brevissime perché c'è tanto da dire. Corte Giustizia 2011, il reato di immigrazione clandestina previsto dalla legislazione italiana, e qui ci richiamano, lede i diritti fondamentali compromettendo una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio. Corte Costituzionale 2012, adesso, la condizione giuridica dello straniero non deve essere pertanto considerata, per quanto riguarda il tutela dei diritti inviolabili, come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi. Allora, come vediamo, la giurisprudenza diventa avanguardia, cioè la giurisprudenza precorre i tempi e colma i vuoti che la legge, purtroppo un po' presappochista, non riesce a riempire. Che cosa succede? Succede che a questo punto, con tutte queste abbattimento di muri, barriere e compagnia bella, la legge comincia a svuotarsi e allora cominciano a esserci i primi problemi. Ad esempio, un problema che noi rileviamo anche a livello di operatori di Ital e Will è quello che sta nascendo una figura intermedia di immigrato, cioè la figura dell'irregolare, che si differenzia tra l'immigrato regolare e l'immigrato clandestino.
questa figura intermedia ha cominciato a diventare, cioè ha cominciato a diventare una molteplicità, da pochi che erano, perché erano quasi tutti clandestini, adesso sono tanti. L'irregolarità non è una identificazione che vogliamo dire solo dal punto di vista semantico, cioè l'irregolarità sta diventando una vera e propria fattispecie alla quale deve seguire necessariamente una previsione normativa. Noi come operatori, sia della UIL sia del diritto, ci stiamo rendendo conto che adesso stiamo camminando in mezzo a questo guado, no? E quindi cominciamo ad avere dei problemi proprio a dare delle risposte, perché una cosa che prima era chiara adesso forse non lo è al 100%. Mi aiuto con le sentenze, perché le sentenze ci stanno aiutando da questo punto di vista. Corte di Cassazione 2008: è illegittimo il diniego al ricongiungimento familiare effettuato solo sulla base di una mera segnalazione Shaker, in difetto di un effettivo accertamento di pericolosità sociale. Prima, come c'era la pericolosità sociale, come veniva dichiarata una pericolosità sociale dal punto di vista amministrativo, quindi voglio dire, veniva subito discusso lo straniero. Consiglio di Stato 2012: l'eventuale rifiuto di un rinnovo necessita di una valutazione ponderata della popolazione rispetto ai legami familiari, alla durata del soggiorno, alla gravità eventuale del reato e alla pericolosità sociale. Ribadisce il discorso della pericolosità sociale, ma inserisce l'elemento dell'integrazione. Quindi, come vedete, la Corte il Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione, stanno cominciando a essere recettivi a queste problematiche di regolarità. Domanda: il ridimensionamento di una portata normativa giustifica però la mancanza di norme? Risposta: assolutamente no. E pertanto le numerose pronunce giurisprudenziali stanno tracciando, secondo noi, il cammino che dobbiamo seguire per una risposta a questo bisogno di integrazione. Noi in questa sede vogliamo lanciare quattro proposte normative che secondo noi sono imprescindibili, in quanto hanno un occhio attento all'integrazione, all'apprendimento delle attuali procedure, ma soprattutto alle diseguaglianze tra i cittadini. La prima proposta normativa è quella sulla cittadinanza, lo so, mi ripeto da anni ormai, però lo devo dire, cioè, credo sia arrivato il momento che sono giunti, sono maturi i tempi per i quali la cittadinanza non si può avere solamente per discendenza o per matrimonio, cioè come un'eredità o come una dote. La cittadinanza deve essere ispirata a un concetto di legame, cioè un rapporto simbiotico tra lo Stato e i singoli individui. Quindi allo ius sanguinis deve seguire lo ius soli, quindi al diritto di discendenza di sangue deve seguire la possibilità per lo straniero di avere la cittadinanza se nasce in Italia. E noi diciamo che dobbiamo superare anche questo. È lo ius sanguinis, deve seguire lo ius soli e deve seguire ancora lo ius domicili. Noi, secondo noi, chi un minore straniero che sta qui da più di 5 anni deve avere la cittadinanza. Mi aiuto con la Corte di Cassazione sempre con le sentenze, perché voglio che si capisca che la ratio nuova per la cittadinanza deve essere proprio improntata sulla centralità dell'individuo quale destinatario di una molteplicità aperta di diritti volta a sottrarlo allo Stato-Nazione. Corte di Cassazione 2010, l'articolo 31, quello sui minori, va sempre più interpretato in un'incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e al mantenimento e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori. C'è una sentenza del. Io di sotto metto sempre sentenze delle Supreme Corti, però questa la devo mettere in una sentenza del giudice di pace di Modena, che si è rifiutato di mandare via dal CIE di Modena due stranieri che erano nati in Italia, che non avevano permesso di soggiorno, perché ha detto: ma dove li mando? Cioè, questi dove vanno? Infatti lui dice, rifacendosi alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, dice: mandare una persona che ha sempre vissuto in Italia, in un paese dove non è praticamente mai stata, lede questo diritto. Cioè, la logica, cioè, mentre il legislatore si arrampica, poi voglio dire, basta la logica, cioè uno che è nato in Italia, dove va? Cioè,
che vogliamo dire? Che è capoverdiano è peruviano? Non avrebbe dove andare. Quindi, prima proposta normativa, cittadinanza. Seconda proposta normativa, regolarizzazione ad persona. Noi pensiamo che ci debba essere una regolarizzazione di tipo individuale. Perché? Per quanto riguarda gli stranieri che dimostrano di avere un elevato grado di integrazione, e mi riporto al discorso su integrazione, all'interno del territorio nazionale, una permanenza di almeno 5 anni, un datore di lavoro certo e un contatto a tempo indeterminato. Allora, questo parlo ai colleghi, agli operatori, ai ragazzi della UIL. Vi ricordate quante persone vengono da noi e ci dicono: io ho un datore di lavoro, sto qui da un sacco di anni, e cioè, come posso fare per essere integrato? Come posso fare per... Non puoi fare niente, devi aspettare dei concorsi. Non è possibile. Non è possibile. Mi aiuto con la Corte di Giustizia del 2012, e questa è proprio recente, fresca. Prima di adottare una decisione di allontanamento dal territorio, va considerata la permanenza del soggiorno e il grado di integrazione sociale e culturale. La Corte suggerisce di limitare la portata di tali misure conformemente al principio di proporzionalità, in considerazione del grado di integrazione, e di nuovo, della persona interessata, della durata del soggiorno nello stato membro ospitante, dell'età, delle condizioni di salute, della situazione familiare ed economica e dei legami col paese di origine. E dei legami col paese di origine. Attenzione. Terzo punto, vado avanti. Flussi d'ingresso regolati dai consolati italiani all'estero. Questa è una programmazione che secondo me aiuterebbe molto allo snellimento delle procedure, che sapete tutti quanti sono molto macchinose, molto lente e anche alcune volte molto ingiuste. Quindi una programmazione degli ingressi sviluppata a livello comunitario mediante una previsione annuale di idonee procedure di identificazione, di fotosegnalamento, tale da rendere più trasparente l'individuazione delle singole posizioni dei soggetti che fanno ingresso. Sempre parlo supportato da qualche sentenza. La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza della prima del 2012, va nella direzione di armonizzare sia gli ingressi che gli respingimenti. Infatti parla in questo caso dei respingimenti, cioè l'obbligatorietà dell'azione penale di uno Stato membro qualora accerti che uno straniero abbia ottenuto il visto d'ingresso da parte di un altro Stato membro in maniera fraudolenta, quindi c'è. Dà la possibilità a un altro Stato di poter intervenire su un reato che è venuto uno Stato a fianco, uno Stato diverso. La quarta proposta normativa che voglio lanciare è una, anche qui è un mio vecchio cavallo di battaglia che vado a dire, ormai diventa una litania, chi mi conosce, che mi ha seguito negli anni, però no, forse dice sempre le stesse cose, sì, è bene, dico sempre le stesse cose, va bene. Normativo sul diritto di asilo e sullo stato di rifugiato. Allora, altra domanda. Sapete perché non ci sta una normativa in Italia sul diritto di asilo e stato di rifugiato? Politico? Molto semplice, perché la legge italiana ha usato le due figure in modo promiscuo, le ha confuse, in continuazione. Faccio un esempio. Nella legge 523 del 92, e anche poi recepito dal decreto legge del 2003, si identifica l'istanza per l'ottenimento dell'asilo dello straniero che, richiamandosi alla Convenzione di Ginevra, invochi lo status di rifugiato, cioè confonde le due cose. E questo che deve fare? Io voglio chiedere l'asilo o lo stato di rifugiato? Allora, vediamo un po' di capire la differenza. Perché se non sappiamo questo, se la legge mi induce in errore, io devo capire, ma qual è la differenza? Mi aiuto con le sentenze che mi servono a supporto. Il Consiglio di Stato del 98, già del 98, diceva: lo stato di rifugiato va riconosciuto a chi ha il fondato timore di essere perseguitato nel paese d'origine con pericolo attuale di vita, laddove il diritto d'asilo, ancorché non definito da una legge, già lo diceva, cioè il Consiglio di Stato diceva, per voi che si ricappa una legge, ancorché presenta un contenuto tendenzialmente minore, al massimo cioè il diritto a permanere nel paese, e cioè di non essere espulso. Io Stato posso scegliere se dare l'asilo a una persona, anche se non ha i requisiti di un rifugiato politico.
Se invece un rifugiato politico ha i requisiti, io Stato devo solamente, non posso, non c'è discrezionalità, quelli sono i requisiti oggettivi, glielo devo dare. Allora, questo la legge lo deve recepire, perché se non recepisce questo è la fine. Allora, per spiegare tutto questo io uso una definizione semplicissima di Dennis Salam, che è uno studioso di immigrazione molto bravo, che dice: l'asilo è uno spazio, il rifugiato è una persona, semplicissimo. Cioè, proprio così chiudiamoci. Conclusione. Io spesso sono reduce da una ristrutturazione di un appartamento mio, e vi devo dire, quando un appartamento sta in uno stato di degrado tale, cioè io non posso pensare di fare degli abbellimenti dove faccio le tende, no? Devo fare il piano idraulico, il piano elettrico, cioè devo pensare a quelli che sono gli elementi strutturali. Ecco perché noi diciamo che queste quattro, non è che non ce ne possano essere altre, ce ne possono essere, però noi diciamo che queste quattro proposte sono proposte secondo me essenziali per, diciamo, ristrutturare questa casa del diritto dell'immigrazione, che diciamo è un pochino disastrata. I quattro correttivi sono da considerarsi necessari e prioritari rispetto a mie norme, ripeto, di cui ho parlato, anche perché possono dare, descrivere quella grammatica dei diritti utili a tutti, cercando di colmare quel vuoto di giustizia sociale di cui c'è sempre più richiesta. Io chiudo veramente con una frase di Sandro Pertini, che diceva: per me la libertà e la giustizia sociale costituiscono un binomio inscindibile. Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà. Grazie.